abbiamo documentazioni storiche della provenienza di questa popolazione nel 101 avanti Cristo, quando quei cimbri che provenivano dalla Danimarca furono sconfitti ai campi raudi da Caio Mario, da quel console romano che, diciamo, sventò questa invasione sostanzialmente barbarica. Di questi non sappiamo più nulla. Sappiamo invece che i cimbri che sono arrivati sull'altopiano della Lessinia erano invece bavaro-tirolesi e si sono insediati su questo territorio con il permesso del vescovo di Verona Bartolomeo della Scala, firmando un atto a Rovere Veronese il 5 febbraio 1287. Quindi è una popolazione di todeschi, come venivano chiamati, e il nome cimbri è sostanzialmente improprio. Forse deriva dal fatto che uno diceva ipi zimbar, io sono un boscaiolo, io sono una persona che lavora il legno, che disbosca, come era, diciamo, permesso fare dal 1287 appunto sul territorio della Lessinia, con la possibilità, e questo era il contratto, costruire un maso e di trasformare il bosco in pascolo o in terra arativa, con l'introduzione delle pecore e con l'introduzione degli animali, ma sostanzialmente dando la possibilità alla città di Verona di avere il legname, di avere la lana e di avere anche quei mezzi di sussistenza che erano necessari e importanti per la vita nella città. Ecco, avevano una lingua particolare. Come si chiama la lingua cimbra? Allora, si parla di una lingua che è un Altdeutsch tedesco, un alto tedesco medievale, così come è stato, diciamo, descritto e rintracciato nei documenti. È una lingua che si parlava tra il 1000 e il 1300 in Baviera e quindi è un dialetto bavarese. Qui a Giasa la casa si chiama Haus, come d'altronde in Germania e come d'altronde in Inghilterra nell'inglese. Però è una lingua sostanzialmente tedesca. Ecco, quanto si fermarono poi in queste zone, in particolare nei 13 comuni? Allora, diciamo l'atto di nascita, il documento del 1287, sappiamo che già intorno al 1400 avevano già iniziato questa colonizzazione del territorio con la costituzione di ben 13 comunità. E sono la comunità di Erbezzo, Cambisa, Bosco Chiesanuova, Naughe Kirche, Elsirè, Ciarra Veronese, Rovereit, Rovere, Velo Veronese, Velie, Azzarino e Campo Silvano, Zalain, San Mauro di Saline, Tavernole, Abato, Badia Calavena, Brunghe, Selva di Progno e l'ultimo San Bartolomeo Altodesco, che oggi si chiama San Bartolomeo delle Montagne. 13 comunità dove si parlava questa antica lingua, per lo più sconosciuta, diciamo, alla città di Verona. Per cui era un Tauch, che oggi si direbbe Deutsch. E allora ascoltiamo una canzone particolare, una ninna nanna in cimbro interpretata chi? Dalla cantante e dalla musicista Marta Merzari, con parole scritte da Piero Piazzola. È una ninna nanna di Piero Piazzola, il mitico nostro presidente, scomparso nel 2008, più di 10 anni fa, e, diciamo, musicate da Emanuele Zanfretta. Voci di mamma che guarda e sospira, che cuore e si affanna, alla paura che sia in pericolo solo la sua creatura. Mani di mamma che struscia e lavora,
gode e chi trema se sciolfa e sgomenta. Ma la paura che non la sia tutta sua, la sua creatura. Oggi di mamma che guarda e sospira, che cuore si affana alla paura, che sia il pericolo, sono la sua creatura. Abbiamo sentito queste parole dedicate ai bambini, che si addormentano. La cultura cimbra aveva la famiglia al centro. Ecco, è una famiglia patriarcale, è una famiglia nella quale, diciamo, il nonno, i nonni, il capo famiglia un po' determina le scelte, diciamo, dell'economia, ma anche della vita familiare. È una situazione nella quale ci sono grandi famiglie con tanti bambini. E sappiamo che nei secoli passati la mortalità infantile era molto consistente, quindi c'era bisogno di braccia per lavorare. Però ogni famiglia aveva il proprio appezzamento di terreno, quindi la nostra era una vita incontrada, ma una contrada sostanzialmente nella quale ognuno aveva la propria, diciamo, la propria casa, i propri terreni, i propri pascoli. Era una contrada, direi, repubblicana, non una contrada nella quale c'era un grande padrone che comandava e sovrintendeva il lavoro di tutti, come nella pianura. Ed è importante testimonianza il film L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Allora, noi sappiamo, siamo venuti a Giazza oggi perché Giazza è l'unico paese dove ancora si parla la lingua cimbra, è così nel veronese. È una lingua che sta lentamente morendo, nonostante tutti i nostri tentativi, perché è una lingua che era considerata, soprattutto nell'ultimo secolo, una lingua dei montanari, una lingua della povera gente, una lingua che era considerata proprio l'ultima da parlare, quindi qualcuno se ne vergognava. Parlare cimbro, essere cimbro, si era tacciati di ignoranza sostanzialmente, ma anche di gente che viveva un po' abbandonata ai margini dell'impero sostanzialmente. E poi il fascismo, durante il fascismo, appunto questa dittatura, ha tentato l'italianizzazione di massa, mentre diciamo il Terzo Reich ha tentato qui, diciamo, anche la presenza attraverso della cultura, della lingua, dei canti, eccetera, dei filò, diciamo, di vedere se era possibile creare uno stato, diciamo, di matrice tedesca nella zona dell'Altopiano di Asiago e della Lessinia, con l'arrivo di Bruno Schweitzer, questo grande studioso, che ha raccolto tutta una serie di testimonianze e la presenza della lingua e della cultura di questi cimbri. Infatti oggi qui a Giazza c'è un museo dedicato a Monsignor Cappelletti, che vuole ricordare la religiosità e la laboriosità dei cimbri. Ecco, questo museo è stato creato dalla comunità montana della Lessinia e dal parco ancora nel 1972. È stata comprata la casa del curato e attraverso le testimonianze presenti nel museo abbiamo la possibilità di far conoscere questa lingua, questa cultura, questo modo di vivere di questa gente che viveva in montagna, che naturalmente ha faticato, però aveva anche nei momenti del filò, come vi racconterà Ezio Bonomi, diciamo, uno dei momenti anche di passatempo serale. La fiction, mentre noi abbiamo oggi la televisione e i video, allora nella stalla si raccontavano storie di fade, di anguane, di selegan laute, di genti beate per allietare le lunghe notti invernali.
studioso di cultura cimbra, originario di Rovere, uno sì. dei 13 comuni, giusto? Perfetto. È stato forse il primo, diceva, di insediamento. Secondo il documento di Bartolomeo della Scala, vescovo di Verona, sì. Lei è un appassionato, in particolare delle leggende. Quanto avevano favore queste leggende? Era una maniera che i nostri antenati adoperavano per trascorrere le lunghe serate invernali nel filò delle stalle. Era una maniera anche per trasmettere valori, vecchie conoscenze, vecchi personaggi. E qui mi piacerebbe, visto che siamo in Giazza, parlarne di una in particolare. Certo. Che io ho chiamato la leggenda del Santo Pastore. Perché qua dietro di noi, sulle alte montagne, vicino a Contrada Campostrin, c'è una grotta chiamata Shefar Kuval, che in cimbro mandetto vuol dire grotta del pastore, dove sembra sia vissuto il personaggio di cui adesso narro. Questo era il secondo figlio di una famiglia di Giazza, ma mentre il primo fratello era intelligente, il secondo era un po' tonto, un po' non molto dotato, insomma. La mamma, a un certo punto, è rimasta su col figlio meno dotato, mentre il primogenito è sceso in Giazza e si è occupato di fare un'attività artigianale. La mamma, prima di morire, ha raccomandato a questo figlio, sapendo che era un po' tonto, dice: non scendere mai in paese, perché giù la gente ti prenderebbe in giro, si giocherebbero di te, ti imbroglierebbero. Tuo fratello gli dirò di venirti su ogni tanto a trovare, ti porta un po' di farina, un po' di polenta e tu resta qua. Non preoccuparti neanche di andare a messa o di andarti a confessare. E basta che tu continui a girare attorno la corona del rosario che io ti lascio e basta che tu continui a girare le pagine del mio libretto da messa che ti lascio pure. Gli ha detto insomma di pregare, esatto, di pregare a modo sì. suo. È inutile che leggi le formule o le codici le preghiere perché non sai leggere e forse non le conosci bene. L'importante è che tu giri la corona del rosario e giri le pagine del messalino. A un certo punto la mamma muore e lui continua in queste attività. Il parroco di giù era informato, ma quando il parroco è stato anziano, gli hanno mandato un curato giovane in aiuto. Sto curato giovane era preoccupato di che uno dei suoi parrocchiani non scendesse mai in paese, né a Pasqua, né a Natale, né ai morti. E ha voluto a un certo punto, quando il parroco è morto, che è subentrato lui, ha voluto andare a verificare di questo personaggio. È salito con un paio di parrocchiani un po' nemici di questo santo, ritenuto di questo pastore eremita, salgono a trovarlo, lo trovano che è al pascolo col suo gregge di pecore, lui faceva formaggio e mungeva le pecore. Una vita molto semplice. Sì, molto, molto semplice, il fratello gli portava ogni tanto farina o polenta. E lui cosa è successo quando sono andato? Allora, il parroco, visto che sto qua, lo vede là in mezzo al pascolo sotto il sole, gli dice: vieni qua vicino a noi che c'è l'ombra delle piante e qui all'ombra possiamo parlare più tranquilli. Sto pastore gli dice: ma reverendo, venga pure su lui che l'ombra qui se non c'è la possiamo fare. E gli altri l'han guardato un po' scettici perché sto qua è pazzo e come fa a fare l'ombra là in mezzo al prato aperto senza piante. Come sono stati lì, lui si è levato il mantello, l'ha fatto volare in aria, questo è rimasto aperto, le fronde vibravano nell'aria e man mano si spostava, man mano che i raggi del sole si dirigono, per mantenerli sempre all'ombra. Il parroco è rimasto sconcertato. È stato stesso, un evento straordinario. Esatto, ha capito che lui insomma era in grado anche di fare dei mezzi miracoli. Il parroco a un certo punto ha dovuto giustificare il fatto che fossero su, ma tu qua come fai con la preghiera? Dice: ma io, mia mamma mi ha insegnato a girare le pagine del messalino e glielo fa vedere che ormai erano consunte e mi ha detto di continuare a girare i grani della corona del rosario, gliela mostra anche quella ormai con i grani logori. E, insomma, il parroco ha detto, ha capito che aveva ragione il vecchio parroco. E, anni dopo il fratello, visto che ormai non lo vedeva più rientrare, è salito a trovarlo, l'ha trovato all'interno della baracca o della capanna o della grotta, steso sul suo pagliericcio, con le mani incrociate, con sul petto il rosario e il messalino, l'hanno portato giù e hanno fatto il funerale in Giazza. L'hanno sepolto al doppio di profondità delle tombe normali. Perché? Perché in questa maniera, quando levavano e sostituivano i morti, lui rimanesse sempre sotto, essendo a doppia profondità, a santificare il luogo. E il nuovo parroco, durante il funerale, ha detto: se Giazza, una piccola comunità, avesse i soldi sufficienti per seguire
il processo di beatificazione, anche Giasta potrebbe avere il suo santo e invece i soldi non sono bastati. Questa è una leggenda, esatto, che ci dice però di un popolo che aveva una fede profonda. Senz'altro, sì, 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 sì. La fede era, come dici tu, profonda, era una fede... Che poi vediamo testimoniate in questi capitelli, in queste sculture, esatto, molto semplici, ma anche molto, diciamo, incisive. Sì, hanno riempito i luoghi di capitelli, di steli, di croci, segno appunto di questa religiosità che si trasformava anche in manifestazione territoriale, estranea, e poi le processioni, le feste religiose erano sempre seguite di paese in paese, era una fede veramente convinta e partecipata. Benvenuti a Giazza, tornate a Giazza per assaporare questo angolo di cultura, questo angolo di storia, nel nostro Nest Umezimbar Gabizza, nel nido della cultura cimbra. Però Giazza ci riporta nel nome a un'altra attività che era molto in voga, quale? Allora, la presenza del territorio era la presenza della carbonara e quindi la produzione di carbone. Ci sono ancora oggi i Koular, la famiglia del ristorante, che ogni anno, diciamo, ripropone questa antica attività della produzione del carbone. C'era la presenza anche della vendita del ghiaccio. D'inverno si raccoglieva il ghiaccio in strati alti circa 10-15 cm e si mettevano praticamente in queste giassare inframmezzati dalle foglie degli alberi, e poi d'estate si portava per la vendita in città per alleviare la sete estiva. Come Curatorium Cimbricum, come cercate di tramandare questa cultura cimbra ai giovani? Allora, ogni anno noi celebriamo proprio qui a Giazza, nel solstizio d'estate, una festa che è molto gradita e molto apprezzata, soprattutto negli ultimi anni è diventata, diciamo, un evento, ed è la festa del fuoco. Celebriamo il fuoco come elemento di separazione, come elemento di famiglia, il calore, la stalla, il calore umano, ma anche il fuoco come, diciamo, elemento che distingue, che separa, il fuoco che brucia le streghe, che fa bruciare, diciamo, le cattiverie, ed è diciamo proprio il fuoco come pulizia quasi dell'anima. E nel solstizio d'estate anche le streghe, anche le Seelenlaute, vogliono avere una discendenza per partecipare a questo movimento arcano della natura che porta, diciamo, la natura a produrre, a dare dei frutti. E nella notte del solstizio d'estate è la notte degli amori, e l'anno dopo anche, diciamo, le streghe avranno un figlio, le donne avranno un figlio se si saranno, diciamo, coricate nella rugiada estiva. Allora, chiudiamo questa trasmissione sui cimbri, sulla loro cultura, salutando i nostri telespettatori di Telepace in cimbro. Allora, cosa vogliamo dire? Barzeganus in alien, arrivederci a tutti a Giazza. Sai bauken kan lietsan, venite a Giazza. Grazie.